però abbiamo bisogno che però, della partecipazione del pubblico, perché sì, dobbiamo avere, facciamo un po' di spazio, no, così possono venire qua. Però allora, serviva anche una terza persona, sì, sarebbe bello. Oh, vieni qua Roberto e Angelo, eccolo qua. Chi è Robertino e Angelo, mettili qua un po' così, facciamo un applauso, eccoli qua. Oh, ecco qua. Un volontario, mi servirebbe un volontario. Chi vuole venire di voi laggiù da quella parte? Chi è? Lui, dai, vieni. Dai, come si chiama? Come ti chiami? Ecco qua, dai, va, vieni su. Dai, tu, vieni tu, anche tu con gli occhiali. Aspetta, sto ragazzo. Ecco, vieni su. Voleva venire, vieni su, vai la maglietta verde. Vai, pure tu. Ma, dai, stai passando. Veloci qua, sei mai stata fiera qua. Vai. C'è pure. Svegliati. Sì. Metti un sottofondo musicale, musicista. Vai. Allora. E anche quel ragazzo con gli occhiali. Qual è Mariano? Qual è? Chiamalo. Era lui che voleva venire. Con la borsa. Con la borsa. Gola, no, vieni. Vabbè, allora basta, siamo così. Oh, non togliere questa musica, cazzo. Oh, eccolo. Bravo. Qua, vengo qua, me l'ha mangiato? Ci direbbe, vai. Ce n'è un altro però. Adesso, oh, vai Maria, adesso, mi raccomando. Allora. Sentite dal vivo così, come ti chiami? Sì. Vabbè. Facciamo un applauso. Vai. Come ti chiami? Lui si chiama Angelo perché è amico mio. Oh, Angelo può stare davanti a me, per la polizia, però sono loro. Sono loro, sono i ragazzi. Perché Angelo, Angelo, che cosa? Allora, non cammino più, ecco, a posto, vai. Guarda, gentilmente, vai. Se mi abbassi la musica, perché a questo momento dobbiamo avere un po' di concentrazione. Guardate, seguite perché... quello che dice Mariano. Questa qui è una musica. State attenti, mi raccomando. È vai. Una musica troppo forte. Magari anche una carina di sottofondo che si chiama Morale, quella lì che è una musica. C'è scritto molto Morale, dolce. Gentilmente, grazie, Canafonico. Ecco allora. Perché questa ecco è una qua, anche ecco se non è una musica africana. Però lui deve venire, eccolo qua, deve venire tu, dai. Chi è? Se stai con le palle dalla tasca, io ti vedo da un'ora e mezza, vieni dai, su un attimo. Servi pure te. Una persona grossa, bella, strutturata, dai. Quale? Lui già vieni qui, dai, andiamo, dai. Fate un applauso, eccolo qua, dai. Dai, io piazzo su da noi, ecco. Allora, aspetta. Per me è uno con bel fisico, no? Vediamo che così siamo pronti. Angelo è l'accompagnatore del pargolo, per cui Angelo non si tocca a prescindere, con Gemmel. Allora, ci siamo, Allora ti dicevo Enzo, questa è una favola africana, una favola Masai. Anche se non abbiamo la musica africana, possiamo mettere una musica carina, dolce, sottofondo, perché Matteo, eccolo qua, Matteo. Il nostro amico Mariano, fa un applauso! Ciao, piacere! Non volevi venire! Arturo! Ricordando la sorella di Mariano, Arturo, vai! Che c'entra? Senti che musica, facciamo un applauso, veramente meravigliosa questa musica Masai! Dico però, guardare il primo posto di Angelo, ho detto, vieni stasera a vedermi, ti metto in prima fila, ecco, come ti sei lamentato? Chiude così, allora, guarda! Arturo, Matteo e Robertino. Guardate, adesso sta attento Robertino. È molto semplice. Veramente meno presente la musica, grazie. Allora, è molto semplice perché si tratta di questo. Io passa un po' di ragazzi, vai. Io racconterò questa favola, ma sai che è conosciutissima, ma loro la interpreteranno, perché siccome abbiamo bisogno di farne un video, quindi proprio di immaginare queste atmosfere africane, loro saranno i nostri mimi. Certo, non ti preoccupare. Sapete che cos'è un mimo, no? Quello che chiaramente interpreta determinate cose senza l'utilizzo della voce o delle parole, ma solamente con la tua capacità mimica, come appunto si dice. Vai. Allora, vado, eh. Ogni giorno in Africa. Fate l'Africa. Vai dell'Africa. Vai Arturo, com'è l'Africa? No, quella sorella di Mariano, Lascialo fa. E quella sorella di Mariano sdraiata. Smettila, lascialo fa, la sta facendo bene, perché l'Africa è maestosa, che è così. Vai. È grande, è vasta. Com'è l'Africa?